Vicini di casa, vicini in classifica, il derby pescarese tra Montesilvano e Spoltore regala spettacolo e le previsioni non vengono smentite. Mister Antignani recupera Marcedula e Lupinetti inizialmente in panchina ma perde per squalifica Tassone. L'ex del Gallo a caccia di punti pesanti non può fare affidamento su Di Camillo e Di Renzo. Fischia Di Ella Di Vasto. Prime fasi di studio, Marrone tenta di approfittare su un errore difensivo ma il suo pallonetto non è né un tiro né un cross. Più pericoloso il 10 quando calcola bene il rimbalzo del pallone, tiro bloccato senza problemi dall'ex Palena. Lo Spoltore quando si distende crea trame interessanti, azione palla a terra, Selvallegra si ritrova tu per tu con Ubertini ma sbaglia la finalizzazione. Ne beneficia il Montesilvano, Spoltore temporaneamente in 10, Besim Maloku innesca il tocco di mano di Selvallegra, calcio di rigore per i padroni di casa, dal dischetto si presenta l'ex Mario Petito che spiazza Palena siglando l'1-0. Sulle ali dell'entusiasmo la squadra di Antignani sfiora il raddoppio, numero di prestigio del solito Besim Maloku che lascia sul posto con Nestari, assist al bacio per Fidanza che si inserisce coi tempi giusti ma non inquadra la porta. La ripresa si apre con un colpo di scena, sfonda Colecchia sulla destra, diagonale che si stampa sul palo e sulla ribattuta Vedovato, a terra Petrarulo, secondo penalty di giornata, uno per parte. Dagli 11 metri c'è Capitan Zanetti che spiazza Ubertini, il palo gli dice di no e il punteggio resta sull'1-0. Sul versante opposto rilancio di Ubertini, Marrone è praticamente davanti a Palena, bravo il portiere a scegliere il tempo corretto per l'uscita. Maloku è una spina nel fianco degli azulgrana, contatto con Evaniscia, per Di Ella Di Vasto ci sono gli estremi per concedere il terzo calcio di rigore di giornata. Tra le proteste ospiti cambia il tiratore ma non l'esito, Maiorani batte Palena, ottavo centro in campionato per il capitano verde-oro. Besim Maloku cerca la gloria personale dopo l'allungo di Barbarossa, il palo gli nega la gioia del tris. Prende il mirino Alessandro Maiorani, reattivo Palena che manda in angolo, sempre il numero 11 pennella per Leonardo Maloku che chiude i giochi con un bel colpo di testa. Lo Spoltore non riesce ad abbozzare una reazione, nel finale angolo fotocopia ed è Daka a finalizzare un altro splendido assist di Maiorani, quarto sigillo in campionato per l'attaccante 2002 e sipario sulla partita. Lo Spoltore crolla nel finale, il Montesilvano torna a far festa in casa dopo 4 mesi con un successo da brividi. Sì, una vittoria importantissima di rigore, sì. Sono stati fischiati 3, secondo me ce n'era anche qualcuno in più, però è stato dato uno a loro, anche a noi, però devo dire che una partita mai in discussione, e i ragazzi l'hanno interpretata in maniera perfetta, così come l'avevamo preparata, e di fronte sapevamo di avere una signora squadra, però avevamo anche la consapevolezza che adesso siamo coscienti dei nostri mezzi, quindi se decidiamo di giocare riusciamo anche ad esprimere un bel calcio rispetto a prima. No, noi guardiamo sempre dietro, anche perché con la vittoria ieri del Ponte Vomano, ripeto, la quota salvezza si alza spaventosamente. Io non so i risultati di oggi, ma sicuramente la quota salvezza si alza. E noi siamo coscienti che l'obiettivo nostro è quello, quindi guardiamo le squadre dietro di noi, quelle avanti fanno forza a loro e non è che ci interessano. Ma abbiamo fatto 60 minuti molto buoni, abbiamo creato diverse situazioni, soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto delle ripartenze importanti che potevamo sfruttare meglio. Poi c'è stato l'episodio del primo rigore, insomma, che avevamo anche un ragazzo fuori e abbiamo adattato un attimo Selvallegra. Questo rigore insomma ci ha fatto chiudere il primo tempo in quella maniera. Il secondo tempo siamo entrati ancora meglio, abbiamo fatto un quarto d'ora, abbiamo avuto il rigore a favore, insomma se facevamo gol sicuramente si metteva in un'altra maniera, e il secondo rigore molto generoso, mi dicono, non lo so, lo voglio rivedere, ha indirizzato poi la partita in quella maniera. Quello che mi dispiace un pochettino gli ultimi 20 minuti in cui abbiamo mollato completamente e abbiamo permesso a Montesilvano di fare gli altri 2 gol, però ripeto, secondo me abbiamo fatto 60 minuti buoni e dobbiamo ripartire da quelli.